La confusione che vediamo nel mondo, oggi viviamo in cacchistocrazia. Cacchistocrazia è un vocabolo introdotto recentemente da un allievo di Norberto Bobbio, che è un politologo. Cacchistocrazia vuol dire che vengono selezionati i peggiori. Non è un caso, cioè le persone sono così ingenue oggi che dicono: come mai quello lì è finito in politica? È finito in politica perché ha quelle caratteristiche. Essere corruttibile o corrotto è corruttibile. E badare i propri interessi, sapendo però fingere al punto da far credere di occuparsi di interessi collettivi. Avere rapporti con la mafia, ma invece far credere di essere parte di una grande accademia internazionale. Okay. Questa è la democrazia di oggi. Infatti, sapete cosa sta succedendo in Spagna? Cosa è successo in Spagna? L'avete un po' visto? Andate sul sito a vederlo. È impressionante. È impressionante. Finalmente. Si comincia qualcuno a svegliarsi e dire: adesso basta, ma proprio basta. Cioè, una parte della popolazione sta svegliandosi e rendendosi conto che non siamo più governati, siamo sottoposti a veramente qualcosa di incredibile. Siamo governati dalla mafia. Va bene, allora vi volevo dire, conoscere se stessi non vuol dire conoscere la feccia che c'è dentro di noi. Quella va conosciuta, va bene, perché sì, sapere che c'è. Bisogna conoscere il meglio che c'è dentro di noi e ispirarsi a quello. E cos'è fatta l'anima? Qualità dell'essere, l'insieme delle qualità dell'essere, esprimo l'aspetto animico. Ma quello vale per qualunque anima, cioè sono un insieme di qualità dell'essere, ma la tua anima. Tu, se fossi una pianta, anziché un essere umano, saresti una pianta diversa da lui, da lui, da lui, da lui, da lui. Cioè sei solo tu fatta così. Quella è la caratteristica della tua. Ecco, cos'è ami di più? Cos'è che ti dà carica? Cos'è che ti riempie veramente la vita? Ma queste domande non te le puoi porre se sei soggetto al giudizio, perché allora dici: cosa ami di più? Allora, prima di rispondere, vai, guardi il giudice e dici: vediamo se rispondo bene o male. Invece no, deve essere venire dal corpo questa cosa. Lo puoi sentire, dalla forza che ti dà una cosa te la toglie, no? Ami quello che ti rende pieno, che ti dà. Quello che ami. Se scopri quello, allora hai un indirizzo. Quindi quello che chiamavano i greci la qualità interiore. Su questo, per esempio, Galimberti, che segue il pensiero greco, insiste sempre su questo. I giovani si perdono perché non conoscono se stessi, non conoscono la loro qualità interiore e quindi vanno a cercare di realizzare qualcosa che non sono. Ok, benissimo.